Bene amici, una figura straordinaria questa sera a SuDG, l'ingegner Mauro Forghieri della Ferrari, progettista della Ferrari per quasi un trentennio. Dalla sua matita, dal suo genio straordinario sono usciti praticamente quattro campionati del mondo di Formula 1, le più belle vetture della Ferrari sia a ruote scoperte che a ruote coperte, P2, P3, P4, la 512, tra cui anche la 312 prototipo guidata da Ignazio in quel maledetto in quella maledetta 1000 km di Buenos Aires. Ci siamo permessi di disturbare l'ingegnere che gentilmente ci ha concesso questa sua corrispondenza telefonica. Ingegnere Forghieri, buonasera. Buonasera a voi e agli amici della Calabria. Grazie, quindi siamo in compagnia di Berardo, di Fernando, il nipote di Ignazio, davanti a noi il cimelio del casco di Ignazio che è per la prima volta esposto dalla famiglia Giunti ai calabresi. E quale ci tracci un profilo di Ignazio, del suo rapporto tecnico, sportivo ed umano, se possibile, ingegnere? Prima di tutto vorrei dire che ho avuto la fortuna di conoscere Ignazio quando era già diventato un campione, aveva già fatto parecchio e si era dimostrato uno tra i migliori piloti, diciamo, europei, perché lui ovviamente correva principalmente in Europa. Ma vorrei sottolineare un fatto, che prima di essere pilota era un gentleman, un signore, come raramente si trova nell'ambiente dell'automobilismo. Io ricordo la collaborazione che c'era stata con lui, non solo tra tecnici e pilota, ma anche proprio tra compagni di squadra. Era sempre disponibile ad aprirsi con i suoi compagni e discutere delle questioni di tipo tecnico che noi tecnici dovevamo gestire con lui. Questo in un ambiente di una squadra è molto importante e questo penso che gli derivasse dalla sua educazione. Poi eravamo molto vicini, io ricordo che un anno in cui dovevamo andare a provare la 512, che era appena nata attraverso una corsa incredibile da parte della fabbrica, dovevamo andare in Sicilia e purtroppo il mare non ci permetteva di prendere il battello che da Napoli partiva per andare a Enna, e lui con grande, diciamo, apertura e amicizia ci ospitò in quello che lui aveva un villaggio, credo che fosse della sua famiglia, e in questa notte che stavamo cercando di andare giù per le strade tortuose, allora non c'era l'autostrada, ricordo, sono passati tanti anni, ci ospitò e passammo insieme, così come si passava insieme tanti notti, erano altri periodi. Ingegnere, i piloti erano diversi. Mi perdoni, ingegnere. Indubbiamente Ignazio ha lasciato il segno, tantissimi campioni. Umano, soprattutto umano, oltre che da più grande pilota. Sicuramente. Secondo lei, attraverso le sue vetture sono passati i più grandi campioni della storia, aveva il diritto di mordere il freno Ignazio per conquistare quelle ruote scoperte a cui lui teneva tanto e che insomma nel 71 il contratto, come abbiamo detto nella scheda, abbiamo letto nelle pubblicazioni dell'epoca, c'era qualcosa, diciamo, ecco, poteva correre quando non correva Andretti? Ma c'era ovviamente, c'erano dei contratti precedenti che erano stati stilati da Enzo Ferrari che ne limitavano l'uso, però lui si era già guadagnato i galloni per correre in Formula 1 e penso se quella disgraziata giornata non avesse posto a fine alla sua vita probabilmente ci sarebbe arrivato, e sempre allora era molto difficile arrivare in Formula 1, c'erano delle motivazioni di carattere generale poste da quelli che davano le gomme e da altri personaggi, per cui Mario Andretti, che rappresentava anche un po' l'America, era un brodo succulento per la Ferrari e quindi sacrificavano sempre un po' i ragazzi italiani. Ancora oggi è un po' così, se lei mi permette di dirlo, però quelle corse che fece Ignazio dimostrò di sapere gestire una Formula 1, erano macchine difficili da guidare, pericolose anche, molto di più di quelle di oggi, però lui si adeguava bene a quelle che erano le caratteristiche tecniche della macchina e sapeva anche, cosa che oggi è tanto difficile, vedo, per tanti altri piloti, adeguare la macchina a quelli che erano i propri mezzi. Era comunque, voglio dirlo perché io li amo, uno stradista prima di tutto. Certamente. Con Nino Vaccarella. Florio, Nino Vaccarella. Insomma, certo. Faceva parte di, posso chiamarla, squadra Primavera, anche se adesso di Primavera non c'è più niente, sono diventati tutti vecchi come me.
però allora erano i giovani italiani che su strada si facevano. Ingegnere, mi perdoni, il tempo vola con il cronometro nelle mani, c'è Berardo che le vuole inviare un saluto, prego Berardo. Ingegnere, io la volevo salutare da questa lontana Calabria per lei. Però, è abbastanza lontana, ragione, sì, ma ci però, passo spesso. Sa. Però le volevo dire che anche la Calabria ricorda lei come ingegnere veramente importante per quello che ha fatto la Ferrari fino adesso. Non solo nei loro piloti, non solo nello staff generale, ma anche nelle vostre intelligenti maniere di portare avanti un discorso motoristico che mi fa molto onore. Io la volevo salutare insieme con mio figlio, che la foto Ferdinando, che è la foto sputata di mio sì, fratello. Voglio ringraziarla prima di tutto per le parole troppo buone che mi avete rivolto. Io la ringrazio di aver ricordato la sua tappa a San Gineto all'albergo. Si ricorda, c'era anche... me lo ricordo perfettamente. Anche perché era un momento di non stagione, quindi è stato un po' un caos, insomma. Okay. Guarda, non ne parliamo perché guardi. Ingegnere. Però fu una cosa piacevole. Perfetto. Grazie, Tommato, grazie. Ridemmo molto e erano quegli episodi che ci permettevano di essere poi anche un pochino più umanamente contenti. Ingegnere. Se avessimo dovuto solo lavorare non ci sarebbero stati momenti anche divertenti. E quello fu un momento divertente e piacevole. Ingegnere, concludiamo con questa nota di Letizia che la lega al ricordo di Ignazio. Noi la ringraziamo davvero di cuore immensamente, speriamo che ci possa essere qualche altra occasione per sentire la sua voce qui in questa trasmissione su Di Giri al sesto anno, che veramente si onora di averla avuta a corrispondente telefonico. Un saluto a tutti quanti. Grazie ingegnere, buone cose. Buona giornata. Arrivederla.